senso solo alle donne, alle donne, alle donne, alle donne, 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 passioni come tutti gli italiani. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Ma vado a salutare anche Rudy Galletti, buonasera, tanti auguri anche a te. Ciao, buonasera e buon Natale. Allora, come avete capito, l'argomento Milan sarà sicuramente oggetto di discussione, anche perché bisogna iniziare a capire i famigerati botti di Capodanno, i colpi di mercato anche per quel che concerne i rossoneri, dove andranno a rinforzare la formazione di Stefano Pioli, così come tutte le altre squadre. Il mercato servirà anche e soprattutto, a essere sinceri, Rudy, al Milan. Il Milan che fin qui è stato galvanizzato da un momento di forma strepitoso, vincere aiuta a vincere, è un gruppo unito, lo ha dimostrato sul campo, anche perché è riuscito a portare a casa i risultati, soprattutto quando affrontava delle difficoltà legate alle assenze, legate anche al risultato che stava maturando sul campo. Il mercato in questo caso dovrà forse far capire se questo Milan realmente potrà lottare per lo scudetto. Il mercato sicuramente sarà utile, anche se secondo me è importante cercare di non rompere gli equilibri che si sono creati in questa magia che, grazie al lavoro nella precedente partita col Sassuolo, il Milan schierava in difesa il quarto difensore centrale, che è Kalulu. A centrocampo, per una parte col Sassuolo e per tutta la partita con la Lazio, c'era Krunic, che possiamo considerarlo il quarto centrocampista centrale. Davanti Leao, che come prima punta è la terza scelta. C'è da dire che quindi inaspettatamente le seconde linee stanno dando dei buonissimi risultati, e quindi il mercato è sicuramente utile, ma bisogna capire, come dicevo prima, gennaio. Bravo, hai detto bene Rudy, sono perfettamente d'accordo, perché forse a rispetto di quello che molti possono immaginare, fare mercato per il Milan in questo momento credo sia doppiamente difficile. Ed è per questo forse, Rudy, che dicevamo prima, inserire le pedine giuste è forse più difficile in questo momento, perché o vai su profili, come ricordava Gianluigi, non l'usato sicuro, non l'usato pronto, ma operazione in prospettiva. Sono d'accordo, e sicuramente l'operazione in prospettiva può essere una scelta per questo mercato, che poi è quello che è stato fatto fino adesso appunto dalla dirigenza rossonera. Simakan rappresenta secondo me il prototipo di questo giocatore. Abbiamo visto Kalulu, in caso di necessità è stato pronto ad entrare in campo e a rispondere presente con delle prestazioni più che buone, più che sufficienti. Simakan potrebbe essere l'alternativa a Kalulu, e anche lui è un classe 2000, ha già una quarantina di presenze all'interno di questo gruppo. Penso più ad un difensore centrale sicuramente che a un vice Ibra. In questo momento il Milan ha una serie positiva di 2 gol a partita da 16 incontri, quindi la difficoltà a segnare non c'è. Diciamo così che dietro, con Gabbia che tornerà tra un po' purtroppo e Kier che è ancora alle prese con l'infortunio, sicuramente un'alternativa a Kalulu, visto che Duarte e Musacchio non sono stati ancora scelti. In partenza. Esatto, valido. E tra l'altro non puoi trovare un aspetto negativo in Zlatan Ibrahimovic, probabilmente il pretendere troppo sul suo fisico e sulle sue condizioni ha portato poi magari alla ricaduta e al fatto che lo stesso non sia potuto scendere nel campo per diverse partite e non è a disposizione di Stefano Pioli in questo momento, ma se vogliamo proprio è il piccolo neo di questo Milan, no Rudy? Esatto, il piccolo neo, e se vogliamo trovare proprio nella situazione di Ibrahimovic una cosa positiva, quelle immagini che ci aveva Vincenzo dell'allenamento sulla neve sono possiamo dire da guida per i compagni, anche nel recupero dell'infortunio non si molla niente. Chiaramente c'è stata una ricaduta in un punto diverso del corpo, ma l'infortunio lo tiene ancora fuori, però questo ha significato una cosa secondo me molto importante, che poi, diciamo così, la possiamo ritrovare nel non mollare fino all'ultimo minuto con la Lazio, quello di allenarsi, crederci sempre, voler dare tutto il massimo possibile, che poi un po' quello che si diceva inizio anno con Çalhanoğlu in un siparietto divertente tra Ibra e Çalhanoğlu. Çalhanoğlu si allenava in modo blando, Ibra lo bacchettava perché diceva: se ti alleni in modo blando
poi in campo sicuramente avrai dei momenti in cui staccherai la spina. La differenza è proprio questa, con il suo esempio gli è costato purtroppo un nuovo infortunio, però secondo me è una guida, è un faro importante anche quando non c'è in questi momenti. Del resto lo stesso dichiarato, a casa ho due figli, a Milanello ne ho altri 25, e questo è credo la frase simbolo di questo Milan. Allenatore, e questo è un aspetto da non sottovalutare, se prima abbiamo parlato dell'importanza del gruppo in casa Milan, Rudy. È verissimo, e c'è da dire che a sprazzi il Torino fa vedere anche qualcosa di buono. Per 70 minuti. Esatto, soprattutto nei primi tempi e nella prima parte della partita. Poi crolla, cede, quindi c'è anche un problema psicologico di cerca di portarla a casa, il Torino a un certo punto stacca la spina. E sicuramente privarsi di un portiere, abbiamo visto le prestazioni di Milinkovic, non sono state all'altezza della situazione, quindi Sirigu difficilmente, per sperare il Torino, deve tenere tutti i suoi uomini principali, tra cui Sirigu. Sei d'accordo, Rudy? Sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro, erroraccio di valutazione del Real Madrid, che probabilmente sui terzini non ha l'occhio, perché lasciare andare Theo Hernandez e Hakimi è stata veramente una delle mosse più sbagliate, e sono in difficoltà loro stessi in questo momento in Spagna. Quindi è uno spettacolo vederli giocare, secondo me un leggero gradino in più Theo Hernandez, che quando ingrana la quinta è imprendibile, è davvero, ha un'esplosività clamorosa ed è un giocatore che partita dopo partita continua a migliorare. Se offensivamente aveva già fatto vedere quello di cui era capace, anche difensivamente sta diventando molto attento, un giocatore completo. Non voglio esagerare nel dire uno dei tre migliori terzini al mondo, se non sui gradini più alti del podio, al primo o al secondo posto, perché veramente un'ira di Dio. E addirittura ha fatto vedere anche l'altra sera non solo corsa, non solo tiro, non solo difesa, anche colpo di testa. Quindi veramente un terzino completo. Però, assolutamente. A proposito però di 3-5-2, mi avete offerto un altro assist che io colgo al volo. Perché? Perché Antonio Conte deve fare i conti, scusate il gioco di parole, anche con questa sessione imminente di calciomercato. Se la scorsa di 12 mesi fa gli ha portato Christian Eriksen, questa Rudy gli deve riportare via con la valigia da Piano Gentile, lo stesso danese. Eh sì, come è arrivato è stato un botto, va via, senza aver fatto nulla di buono. Diciamo così, non ha mai avuto il supporto dell'allenatore. Questo forse è stato il picco maggiore, sì, l'esultanza dei tifosi mentre lo aspettavano, esatto, alla finestra. Pensavano fosse il colpo che avrebbe risolto tante problematiche, invece non è stato così. Non l'ha mai visto. Lo pensavano, Rudy, scusami se ti interrompo, per quello che è stato Christian Eriksen. Assolutamente. Nel senso, dobbiamo sempre ricordare che stiamo parlando di un giocatore con la valigia, ma non perché improvvisamente sia diventato un ex giocatore. I tifosi dell'Inter erano contenti del suo arrivo perché in Premier, perché con la maglia del Tottenham è stato un signor giocatore. Lo dobbiamo ricordare questo, perché sennò passa il messaggio che 12 mesi fa l'Inter portò a casa un signor nessuno. No, assolutamente no, e lo è ancora quando veste la maglia della Danimarca. Esatto. Tra l'altro l'abbiamo commentato qui nella prima partita Inter-Fiorentina, Eriksen dal primo minuto lo si è visto poco, e lì forse è stata una delle poche partite in cui ha giocato dall'inizio, non ne ricordo adesso a mia memoria altre, e è stato il punto più alto dell'inizio del declino. E quindi, come è arrivato, se ne va senza aver fatto particolare rumore, se non in senso negativo. Adesso bisognerà capire chi potrebbe sostituirlo. C'è da dire una cosa, Conte ha una panchina lunghissima, potrebbe attingere durante tutto il corso del match a tantissimi uomini, nell'ultimo mese sta utilizzando sempre gli stessi. Quindi anche in questo caso può essere un'arma a doppio taglio il mercato, perché lui ha veramente una rosa lunga ma non la utilizza. Chissà se quelli che magari arriveranno, il Papu, De Paul, poi veramente giocheranno, o chi terrà fuori, perché sta facendo veramente poco utilizzo della panchina dove i nomi non mancano. Rudy, è vero, l'Inter ha un volto diverso quando Marcelo Brozovic davanti alla difesa fa il Marcelo Brozovic che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. È vero, quando è in giornata è un giocatore che, per parafrasare un'espressione che si usa molto, sposta gli equilibri. Però devo dire anche, ricollegandomi a quello che si diceva prima,
sensi in forma, è un giocatore veramente che fa la differenza, lo si vede. E poi devo dire la verità, un uomo, prima si parlava del Milan in cui ci sono diversi giocatori che potrebbero giocare nella Juve, un altro giocatore nel centrocampo dell'Inter che potrebbe giocare ovunque è Barella, ed è veramente un giocatore che ogni partita fa vedere quanto vale. Sicuramente sarà uno degli uomini, auspico, in questo europeo che ci darà delle gioie, e veramente all'Inter sta facendo vedere grandissime cose. Quindi il centrocampo intero dell'Inter in giornata è un signor centrocampo. Il problema è che Brozovic appunto va a folate, non si sa se è la giornata giusta o se invece è la giornata da mal di testa e fa a volte impazzire un po' i tifosi dell'Inter. Aspettando però anche Arturo Vidal, mi verrebbe da dire, Rudy, perché le dichiarazioni di Antonio Conte di qualche settimana fa, che dichiara Arturo Vidal deve ritrovare in realtà se stesso e soprattutto il campo, è una frase emblematica. Il suo fedelissimo. Fortemente voluto da Conte. Parlavamo di mercato dell'Inter, di chi arriverà. Lui è stato uno delle grandi richieste di Conte. Non ha fatto vedere, se non in qualche gara, quello che può dare e quello a cui ci ha abituato negli anni scorsi a dare. Sicuramente è un'arma che manca a questa Inter, che comunque è a meno uno dalla vetta della classifica. Quindi un Sensi in forma e un Vidal che potrebbe sicuramente dare di più, mettono l'Inter tra le favorite, la favorita per la seconda parte del campionato. Anche perché dobbiamo ricordarlo, l'Inter che di fatto ha adesso solo quell'obiettivo, quello del campionato, e dunque è un Inter che noi stiamo analizzando con alcune peche e con alcuni aspetti di mercato, ma che si trova a meno uno dalla vetta. Rudy, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, è vero, Frank, e sì, in questo momento non si tocca. Barella lo proverei, non voglio dire qualcosa di strano, ma lo proverei al posto di Selemakers, lo avessi nel Milan. Ultimamente Selemakers sta andando a corrente alternata, parlando di contrasti ne sta vincendo pochi, lo vedo un po' molle, entrare un po' molle, al contrario di quello che sta facendo Frank Essie, che facendo una battuta sui 70 minuti di durata nel precedente che sì, sarebbe stato perfetto per questo Torino, sì, esatto. che dura 70 minuti. No, però c'è da dire, a parte le battute, veramente che sì, è un perno fondamentale del centrocampo del Milan. Sui tre davanti ai due di centrocampo, dove anche Bennacer, ricordiamolo, ha fatto un inizio di stagione pazzesco, una pedina che cambierei in questa fase del Milan, nonostante Selemakers mi piaccia molto, è proprio il belga, perché nelle ultime prestazioni sta un po' andando sotto la sufficienza. A proposito, tra l'altro, essere quella vera, quindi sicuramente anche dal punto di vista psicologico la notizia della revoca della vittoria a tavolino per 3-0 può avere inciso, anche se Paratici nel pre-partita e poi anche nel post-partita si è cercato di tenere un low profile su questa vicenda. Sicuramente anche indirettamente la testa un po' è andata lì, e come dicevi bene tu, l'approccio alla gara è stato non buono, non quello a cui la Juve ci ha abituato. Io penso che la Juve ha tre scontri diretti, vediamo come uscirà da quegli scontri diretti e da lì si può capire a cosa ambierà questa Juventus. Sembra essere un 4-4-2, ma chiaramente, ed è per questo che prima parlavo di un ipotetico caso sugli esterni con Dejan Kulusevski protagonista, in realtà è una formazione molto camaleontica, se vogliamo utilizzare questo termine. Sì, è vero. Guarda, voglio tornare un attimo su Morata, perché sì, non sono un grande stimatore di Morata, non lo sono mai stato, però devo dire che da quando è tornato in Italia, su questo sono d'accordo con te Giada, ha fatto vedere quello che può dare alla Juve. Penso che nel girone di ritorno, poi vediamo Vincenzo come andrà, penso che nel girone di ritorno ne giocherà un po' di partite, perché Dybala sta facendo fatica ad entrare in questo 4-4-2, 3-5-2 sì, ibrido che varia e cambia durante la partita, e quindi non so, anche con le voci della società che non riescono a far trovare una quadra, almeno anche in questo caso il low profile, però non sembra che sia nella realtà e nella concretezza così, e quindi sicuramente Dybala non è tranquillo, anche post-Covid non è riuscito mai a trovare la sua vera posizione in campo, e secondo me Kulusevski è fuori ruolo, perché è troppo lontano dalla porta. Al Parma giocava come esterno alto e ha fatto vedere quello che
può dare. Con Pirlo, secondo me Pirlo sbaglia nel metterlo troppo lontano dalla porta, e quindi ora che arriva davanti alla porta, nonostante sia un 2000, sia giovane e abbia grande freschezza atletica, è poco lucido. Lui ha quella, diciamo, quella visione d'area di rigore, e questo gol con la Samp lo fa ben vedere. Ha la gran giocata subito dopo il primo passo, partendo da esterno basso non gli riesce, secondo me viene troppo limitato dalla posizione. E in questo momento secondo me c'è un vorrei ma non posso. Sono degli esterni che potenzialmente e spesso in qualche partita l'hanno fatto vedere, però non c'è la continuità. E quello che manca alla Juve poi è l'emblema, è proprio questo, la continuità di prestazione in questi due uomini, in tutta la squadra. Noi siamo arrivati in chiusura anche di questa serata, vi abbiamo un po' sviscerato i temi fondamentali che ci faranno in realtà compagnia tutte le sere, ma soprattutto a partire dal 4 di gennaio con la lunga maratona dedicata al calciomercato. Grazie mille, Rudy. Grazie a voi, buon Natale e ormai buon Santo Stefano. Esatto. Alle donne,